non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura e spalancate le porte a Cristo. Queste le parole di Giovanni Paolo II all'inizio del suo lungo pontificato, il terzo più lungo di tutta la storia. Era il 16 ottobre del 1978 quando Karol Joseph Wojtyla fu nominato Papa, un Papa che da subito ha rivoluzionato l'essere pontefice della Chiesa di Dio con il suo modo diretto di mostrarsi alla gente, di parlare con essa, di parlare soprattutto con i giovani. Attraverso il suo corpo, i suoi gesti, ha comunicato la gioia della vita ma anche il senso profondo della sofferenza del mondo. Un Papa sportivo, sciatore e amante delle passeggiate sui monti, un Papa viaggiatore che ha costellato il suo pontificato di ben 104 viaggi apostolici iniziati nel gennaio del 1979 in Messico, Repubblica Dominicana e Bahamas. Viaggi che vengono interrotti quando il 13 maggio del 1981 il mondo intero rimane con il fiato sospeso dopo aver visto le immagini provenienti da Piazza San Pietro che mostrano il pontefice che si accascia sanguinante. Il colpo d'arma da fuoco era partito dalla pistola di un giovane turco, Mehmet Ali Açka. Il Papa subisce un intervento d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, ospedale che in futuro ribattezzerà ironicamente il Vaticano III. Dal suo letto del Policlinico perdona il suo attentatore, che più tardi sarà condannato all'ergastolo. Dopo 21 giorni di degenza torna in Vaticano, ma da quel momento in poi inizia a combattere contro il suo fisico. Prosegue i suoi viaggi apostolici, nel maggio dell'82 visita la Gran Bretagna mentre il paese è in guerra con l'Argentina per le isole Falklands. In una mossa verso la riconciliazione con gli anglicani prega con l'arcivescovo di Canterbury. Diverse settimane più tardi si reca in Argentina per controbilanciare il viaggio britannico. Nel giugno dello stesso anno fa il suo secondo viaggio in Polonia proprio mentre i suoi connazionali stanno vivendo nella morsa della legge marziale. La presenza del Papa per loro è motivo di fiducia e speranza. Verso la fine dell'anno fa visita in carcere ad Ali Açka e lo perdona di nuovo. Nell'86 stupisce il mondo con una visita all'interno della sinagoga romana. Mai nessun pontefice prima lo aveva fatto. Prega con il capo rabbino di Roma, segnando un grande passo in avanti nelle relazioni tra cattolici ed ebrei. Nell'ottobre dello stesso anno ospita i leader religiosi di tutto il mondo ad Assisi in un incontro senza precedenti. Tutti pregano per la pace. Molti gruppi di guerriglieri e governi in guerra in tutto il mondo accolgono il suo appello ad una tregua nel giorno della preghiera nella città di San Francesco. Nel luglio dell'87 rompe secoli di tradizione prendendosi una settimana di ferie private in montagna nel nord Italia. Nel settembre dello stesso anno si reca per la seconda volta negli Stati Uniti, mentre il 1 dicembre dell'89 incontra il presidente sovietico Mikhail Gorbaciov in una giornata definita storica. Questa sera mi recherò al Policlinico Gemelli per sottopormi ad alcuni accertamenti diagnostici. Annuncia così il suo secondo intervento, sempre al Gemelli di Roma, per rimuovere un tumore intestinale. Nel 92 riprende i suoi viaggi e pubblica il nuovo Catechismo Universale della Chiesa Cattolica, il primo in quasi 5 secoli. È il 9 maggio del 1992 quando, durante la sua visita in Sicilia, sferra il suo attacco più forte contro la mafia. Lo dico ai responsabili, convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio! Il 28 aprile del 94 un nuovo ricovero al Gemelli per essere operato dopo una rovinosa caduta che gli procura la rottura del femore destro. Le sue precarie condizioni di salute sono visibili al mondo intero quando nel 95 si reca nelle Filippine, dove lo accolgono festanti 4 milioni di persone. Ma il suo spirito combattivo sembra ribellarsi al suo corpo malato, anche quando nel 96 viene colpito dal morbo di Parkinson. Nello stesso anno torna al Gemelli per essere operato di appendicite. Ormai il suo è un calvario, una guerra tra il suo spirito in contrapposizione al suo corpo debole e malato. Sempre nel 96 incontra il presidente cubano Fidel Castro e 2 anni più tardi si reca in visita a Cuba.
L'anno prima era a Sarajevo, dove lanciò un appello al perdono reciproco tra gli ex combattenti schierati in diversi campi religiosi. Il 16 ottobre del 1998 festeggia i suoi 20 anni di pontificato, ma la festa più grande è il 1 gennaio del 2000, quando Giovanni Paolo II apre le porte sante della Basilica di San Pietro per il terzo millennio della cristianità. Nello stesso anno, in uno dei più significativi atti del suo pontificato, chiede perdono per i peccati commessi dalla Chiesa in passato, tra cui il comportamento tenuto verso ebrei, eretici, donne e minoranze. Dopo un viaggio in Terra Santa va a Fatima e in quel momento il Vaticano svela il terzo segreto, ossia la predizione dell'attentato nel 1981. Il 15 agosto del 2000 Roma è invasa da una moltitudine di giovani per la Giornata Mondiale della Gioventù. Gli ultimi anni la malattia prende sempre più il sopravvento. Rimane nella memoria l'immagine della mano tremante che viene coperta dall'altra, quasi a voler nascondere la malattia che ormai invade il suo corpo. A poco non cammina più e si sposta con l'ausilio di una pedana mobile. Le parole, fatica, escono dalla sua bocca. Io venne in aiuto al suo apostolo perché egli potesse proseguire nella sua missione. Nell'agosto del 2002 fa l'ultima toccante visita nella sua Polonia, mentre l'anno successivo compie un viaggio in Croazia, il 100° del suo pontificato. Nell'ottobre del 2003, davanti ad una folla di 300.000 fedeli arrivati da tutto il mondo in piazza San Pietro, beatifica Madre Teresa di Calcutta. Tra i suoi ultimi viaggi, toccante quello del 2004 in Francia, in visita al santuario di Lourdes. Il Papa inginocchiato, che sembra sul punto di crollare. Stanco e provato dalla malattia, continuerà a lottare fino all'ultimo. Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo.